ovviamente riflessioni di Vincenzo Litta. Devo dire che mentre raggiungevo Roma oggi in treno pensavo a questo incontro e pensavo alla presentazione di questo libro, alle battaglie per la libertà che ha sempre condotto con grande entusiasmo, con grande slancio Vincenzo, e mi ponevo questo interrogativo al quale forse i relatori successivi potranno contribuire a dare una risposta, penso che siano interrogativi che una risposta la possano avere. E mi chiedevo se è più importante ritenerci liberi di o liberi da, liberi di esprimere un pensiero, di esprimere, di poter circolare, la circolazione dei mezzi, la circolazione dei diritti che sono consacrati anche nei principi cardine dell'Unione Europea, o la libertà da, libertà da condizionamenti, dalla fame che molti popoli purtroppo non hanno, come ci ricordava Vincenzo Litta. E poi se è ancora, diciamo, attuale la parola liberalismo, così come l'aveva concepita anche Snodo, che era un liberale, o se invece siamo di fronte invece a un liberismo e quindi a qualcosa di, come dire, un po' più estremo e svincolato canoni di quel liberalismo che nel post-illuminismo e poi durante tutto il secolo scorso, insomma, ha condotto lo sviluppo della nostra società. Bene, allora la parola adesso ai due relatori, io seguirei l'ordine con cui sono stati indicati nella locandina, e quindi inizierei col senatore Luigi Compagna della Commissione Affari Esteri del Senato della Repubblica. Grazie. Ovviamente le mie opinioni sono tutte individuali e personali. La Commissione Esteri, se ha un'opinione, è quella della maggioranza che si forma nella votazione. E poi su un tipo di questioni all'ordine del giorno diverse da queste. Io ringrazio moltissimo il vecchio amico Vincenzo Litta per avermi venuto qui oggi. Non avevo colto del tutto come nelle sue parole, più che nel suo saggio introduttivo, c'è una forte questione che voglio evitare, perché invece voglio rispondere alla domanda di libertà di e la libertà da. Qual è la questione che voglio evitare? Milano, Roma, rispondo. L'evento governativo, mi pare, sia l'espressione che usa Vincenzo. Ecco, senza intrupparci su questo argomento, perché siamo in una sede tutta diversa, non dobbiamo toccare nessun contenzioso elettorale, né milanese né romano, io direi questo, che se posso condividere la insofferenza di Vincenzo Litta per un processo al capitalismo, un processo alle colpe del mercato, eccetera, celebrato in termini così di superficie ambientalista come è avvenuto a tardi nei giorni di Expo, non per questo però bisogna sottovalutare tutto quello che Expo ha significato, significa, cioè una questione seria e concreta, volgare quanto si vuole, come quella del pianeta e delle risorse da mangiare che offre,
e poi nella stessa impostazione del Collegio e dei saggi raccolti da Vincenzo, fin dal titolo Nutrire il pianeta di libertà accettata, cioè effettivamente questi saggi, lavori molto diversi, ci offrono un controcanto rispetto alle giornate di scuola, che io ho vissuto poco o male, mi è piaciuto moltissimo il campione israeliano, mi sono piaciute alcune cose, non mi sono piaciute altre, ho trovato anch'io per certi aspetti intollerabile quest'autocelebrazione del politico corretto e via dicendo. Ma prima di venire ai saggi, io recepisco le due domande. Libertà di e libertà da. Ovviamente l'amico Angelo Maria ha maggior titolo per evocare Sir Isaiah Berlin e i suoi Two Concepts of Liberty. E risponderei in modo molto centristico alla domanda: a mio giudizio più importante la libertà da, perché premessa e rinunciabile della libertà di, proprio nell'esempio che mi è stato proposto, la libertà di esprimere il proprio pensiero appare una libertà di, ma essa presuppone e contiene la libertà da che cosa? Dalla censura. La storia del liberalismo moderno è questa. Ricordo Tommaso, un comune caro, grande amico, allora preside della facoltà di scienze politiche, Paolo Unghe, il quale, dovendo ospitare una delegazione di studenti e studiosi cinesi venuti a Roma alla LUIS, i quali ci intrattennero sul loro progetto di nuova Costituzione, e alcuni di noi molto compiaciuti del fatto che questa Costituzione prevedesse la libertà di corrispondenza, non si erano preoccupati che la libertà di corrispondenza non contenesse, non implicasse la segretezza della corrispondenza, e Ungheri, da buon professore e antico collega di Pietro di funzionario parlamentare, fece subito notare come il trionfalismo in questa materia fosse fuori di luogo. Per quanto riguarda la seconda questione, pone una questione lessicale: se il liberalismo debba ancora essere chiamato tale, il grande Paolo Ungheri non lo chiamava liberalismo, aggiungeva a sua maestà il liberalismo, lui che non è romano ed è repubblicano. Io direi, e mi farebbe piacere se fosse d'accordo la Germania, non ci impegniamo su queste questioni di definizione. Abbiamo già fatto. Alla fine. I nostri migliori anni da scrivere. Ed anche i nostri migliori liberali, perché Croce in armi, sì, peculare, di una nobilissima questione lessicale. Quindi quello spunto finale del saggio di Olita, io lo recepisco in pieno se reazione e anche qualcosa di più insofferenza al totalitarismo implicito del politico. Posso anche capire la sua insofferenza alle componate del ministro dell'agricoltura Martino in sede di Expo, e mi fermo qua, se no facendo referendum, come si chiama, ballottaggi e altre cose. Però attenzione, stiamo alle cose, stiamo alla loro storia, non ci impegniamo in vicende non esiste. Tanto più che lo stesso Politta
ha ben presente nel suo saggio il pericolo di disperdersi nelle questioni lessicali. A un certo punto si lascia sfuggire una certa insofferenza all'attuale pontefice, che in una sala come questa sia pieno titolo a evocare, ma di quel pontefice ho vinta all'eleganza di dire quel che non mi piace e la brutalità con la quale si allontana dal protestantismo, cioè avrebbe detto che avrebbe detto concetto dal cristianesimo, per un cambiarismo del volo politico di corretto, accoglienza, 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 migranti, migranti, migranti. Ecco qui prendo di petto il problema più drammatico, più intenso della nostra generazione, temo anche di quella che ci seguirà. Ma di che stiamo parlando? Che senso ha accoglienza, accoglienza, accoglienza? In nome di Papa Francesco, in nome delle Nazioni Unite, degli umanitari, del diritto a fuggire dalla fame e dalla guerra, se in nome di accoglienza, accoglienza, paesi occidentali, tra i quali il nostro, non sono in grado di evitare nella realtà delle immagini di Rosario in Calabria, dove in quella che dovrebbe esserci la garanzia dello Stato ci sono cooperative che fanno capo alla vicepresidenza, che negoziano con migrante la sua graduatoria nelle attese del diritto d'asilo, con altri migranti la retribuzione. Queste sono vergogne dello Stato moderno e dell'Occidente. Quando io ho sentito, senza negare al mio garantismo, che alcuni uomini politici e burocrati romani dicevano per telefono altro che trova, qui abbiamo l'immigrazione, c'è l'Associazione dei Comuni Italiani che garantisce tutto, il Ministero dell'Interno ha detto che ci mette questo, c'è l'Associazione delle Province. Mi sono vergognato dell'Italia, in un'Italia più fragile, più debole, più povera, meno moderna, meno digitale. Non dico l'Italia di Giolitti, ma anche la dignitosissima Italia di Mariano Romano, di Giovanni Leone, di chi volete voi, del Ministero dell'Interno, queste pagine tristi e crude, non vengono più studiate. Comuni avrebbero fatto un comune, lo Stato avrebbe fatto lo Stato. Ovviamente per far contento, non solo Angelo Maria, ma anche me, deve essere lo Stato minimo, nel senso che deve essere lo Stato vero, nel senso che deve, ci deve essere la libertà e ci deve essere l'autorità e ci devono essere garanzie, altrimenti accoglienza, accoglienza, accoglienza non vuole dire assolutamente niente, anzi è una drammatica parola. Devo anche dirvi una cosa, che per quelle che sono le drammatiche ipotesi di soluzione politica di questo dramma che si prospetta, anche le proposte europee che cosa sono? Di ampliare e di ripetere il modello pararicattatorio della Turchia. Però io a questo proposito devo essere molto sincero. Ho visitato come parlamentare di Washington. Non credo che basti una visita per farsi un'idea, ma vi assicuro che l'accoglienza nei campi turchi
è di gran lunga meno oscena di quelli dei turchi napoletani, ci capiamo, l'antica eredità dei governi Paoli di 20 anni fa. E da questo punto di vista è interessante come anche la costruzione delle carceri turche, che quando Pietro ed io eravamo giovani, 40 anni fa, era la peggiore del mondo pensante, cioè, è la peggiore pensante, oggi è indubbiamente superata dalla conduzione delle carceri italiane, con ovvie sanzioni. Allora qui io mi permetto di fare questa considerazione. Può essere di una tematica così drammatica come quella che è la nostra attenzione, oggetto il rapporto fra il pianeta e la libertà. Sulla libertà, alla giornalista ci sono infinite cose da aggettivare, da specificare, non può restare lì, ma ho l'impressione che lo stesso valga sul pianeta. È vero, e lo dice assai bene l'ultimo saggio, quello di St. Rivers, il liberalismo da sempre è la dottrina politica, se non è una dottrina politica, una metodologia, come diceva Nicola Matteucci, più internazionalista che c'è. Però, ed è molto bello il saggio di sentire, ovviamente risente di radicalismo, di Marco Pannella che fa il partito trasnazionale 20 anni fa e via dicendo, però nello stesso tempo io lo conosco su chi è un'ottima persona, è stato parlamentare italiano, si occupava molto bene di scuola, di pubblica istruzione, pure di cultura olandese, di cultura protestante, non piacere a Papa Francesco. Clivers si è sempre reso conto di quella che è la tensione storica originaria del liberalismo. Contribuire a fondare una dimensione del rapporto umano di tipo nazionale, perché nazionale era stato l'assolutismo. Si è Francia, Germania, Inghilterra, però nello stesso tempo cercare di ragionare sulla base di diritti che appartengono agli esseri umani in quanto esseri umani. Poi, dicevamo prima con Angelo Maglia, c'era chi come Umberto diceva no, queste sono sciocchezze, dopo i ministri esistono concretamente i diritti di inglesi, questi diritti della dichiarazione del 1789, chi mai ha incontrato, che va, ed è il filone del liberalismo che arriva fino a noi. Però, se io non ho mal capito, sono amico di Vincenzo Vita e della sua idea di società libera, fin da quando ci siamo conosciuti, prima era il segretario generale, eccetera, società libera ha sempre inseguito un tipo, un'idea della cultura liberale di grande cultura politica sopravvissuta al fallimento, chiamiamolo del socialismo, chiamiamolo dello statalismo, del modello sovietico, del modello comunista. E allora da questo punto di vista sono interessanti i richiami che si trovano non solo nel saggio del presidente della Montellerena, già citato da Vincenzo Vita, ma c'è alcuni saggi molto belli, c'è quello di Giorgini, che è una sintesi della metodologia della libertà di Nicola Matteucci. La cultura di questo liberalismo è una cultura che si svolge fra il 600 scozzese e il 900 austriaco. Ci sono Adam Smith, David Hume, che si ricongiungono poi nell'arco di un secolo e mezzo a Mises, uomo della catallassa, a Hayek, grande economista, ma angelo stoicista, vulcano, vecchio Nietzsche, Popper, ovviamente. E allora da questo punto di
di vista io sono solidale, diciamo così, col risentimento per queste liquidazioni del mercato o un'invenzione cattiva degli americani cattivi di plastica che hanno mosso l'insofferenza milanese di Vincenzo Vita. Detto questo, come vedete gli spunti sono tantissimi e sono dispersivi, come dispersiva è la mia proposta di questo volume, ma grazie infinitamente a Vincenzo Vita, ai suoi vecchi e nuovi amici e tantissimi auguri per Società Vita. Come gli dissi a suo tempo, l'Italia sì, è stata liberale, liberalismo, cose, eccetera, eccetera, ma non sarà un percorso di discesa, quello di Società Vita. Quello di Vincenzo Vita, segretario generale, è stato insegnato. Ragione di più per essere convinti che Vincenzo Vita presidente meriti, se no un po' di discesa, una lunga vita.